Carabinieri e Difesa, impegnati durante il weekend per i controlli della circolazione stradale, per prevenire pericoli derivanti dalla guida dei mezzi sotto l'effetto dell'alcol e per prevenire i furti ai danni di aziende e abitazioni private. È così che durante il controllo di un autocarro Ford Master, gli agenti hanno sorpreso un cinquantenne polacco che stava trasportando 4 taniche di gasolio pari a 110 litri, nascoste da un telo nero, carburante, rubato, non è ancora chiaro dove. Il controllo è avvenuto lungo via Granarolo. Dopo aver fermato il veicolo, gli uomini dell'arma si sono immediatamente insospettiti per il forte odore di gasolio proveniente da dietro l'abitacolo e, ispezionando l'autocarro, hanno notato in mezzo al carico trasportato anche le taniche di gasolio. Il cinquantenne è così stato denunciato in stato di libertà, mentre il combustibile è stato sottoposto a sequestro. Per quanto riguarda la prevenzione della guida in stato di ebbrezza, un trentenne marocchino è stato sorpreso alla guida sempre di un Ford Transit con evidenti sintomi di ubriacatura. L'automobilista si è però rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro e pertanto, come previsto dalla normativa, gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.